abbiamo banche, abbiamo private equity, operatori italiani ed esteri, e quindi i giochi sono ancora un po' tutti da fare. All'incontro per il rapporto 2015 sull'industria marchigiana, il presidente delle quattro banche, Banca Etruria, Banca Marche, Carife e Carichieti, Roberto Nicastro, si limita a queste poche parole rispetto ai possibili acquirenti delle new bank nate con il decreto del novembre scorso. Importanti aspettative, dice ancora Nicastro, vengono riposte verso il Consiglio dei Ministri per il decreto sui rimborsi agli obbligazionisti, mentre si guarda al futuro per le nuove banche. Le quattro banche, inclusa Nuova Banca Marche, hanno ricevuto un'importante iniezione di capitale, come sappiamo, e questa ha consentito, per esempio, in questi mesi di ripartire con volumi di attività creditizia verso le imprese che da 3 anni non si vedevano. E il futuro dei lavoratori delle quattro banche? Il rischio grosso c'era prima del 22 novembre, quello era un rischio catastrofale, è stato assolutamente sventato. Con la cessione, appunto, viene sventato al 100%, questo significa che i lavoratori rientrano appieno nell'ambito dell'alveo contrattuale che consente di gestire anche situazioni complicate, quindi questa è un'importantissima tutela per i lavoratori. Tornando alla produzione industriale, quella marchigiana è cresciuta solo dello 0,9% rispetto all'anno precedente e confrontata ad una crescita nazionale dell'1,7%. Le esportazioni hanno registrato una flessione del 2,3% e anche la dinamica occupazionale risulta peggiore di quella nazionale. I nostri settori sono un po' tutti in difficoltà perché intanto il mercato interno è ripartito ma pochissimo. I calzaturieri hanno notoriamente il problema dell'embargo della Russia che è un grave deficit e altri settori tutti quanti hanno mostrato una lieve ripresa, però come dicevo è troppo poco. Quanto hanno pesato le difficoltà di Banca Marche prima del salvataggio? Le piccole imprese hanno bisogno del sostegno delle banche e l'episodio di Banca Marche ha avuto un peso importante. Con la nuova Banca Marche speriamo di ottenere cose migliori.